Siamo all'Osteria Verdi Nabucco di Isernia, nel centro storico. Bene, qui facciamo una cucina, è in realtà un mix tra la cucina molisana e quella campana. Io sono di Napoli, quindi in questi piatti ci ho messo un bel po' di napoletanità. Vedi per esempio i fiori di zucca, quelli ripieni con la provola e la ricotta, la mozzarella in pastella, piuttosto che la zuppa di cozze. Abbiamo molti piatti veramente tipici napoletani, però ovviamente cerchiamo di avere un menù più variegato e quindi accontentare un po' tutti quanti. Beh, per fare una buona cucina ovviamente ci vogliono dei buoni prodotti, una buona qualità. Perché se si parte da una qualità buona, veramente hai già fatto l'80-90% del piatto. Ovviamente se poi si cerca di fare una cucina particolare, usando però dei prodotti non di prima qualità, a quel punto si può fare comunque, ma bisogna poi inventarsi delle cose e aggiungere molti altri ingredienti per cercare di mascherare quello che di fatto di buono non c'è. Io invece in questo locale, ma il mio modo di lavorare, non solo in questo locale, pure per l'esperienza che ho avuto comunque in giro per il mondo, sulle navi da crociera, in Australia, in Cina, in America, in Brasile, in Svizzera, ho sempre cercato di lavorare con prodotti buoni, di buona qualità, ottima qualità, e non aggiungendo, non fare la corsa all'ingrediente, quindi mettendoci tipo 50 ingredienti per cercare di... No, io ci metto il prodotto, la materia prima buona, giusto un ritocco, un ingrediente per creare ovviamente un piatto e basta. Oggi presentiamo un polpo alla piastra su crema di patate e zucca ghiacciata. Per preparare il polpo alla piastra, come dicevamo prima, occorrono questi ingredienti. Praticamente il polpo ovviamente, che va sbollentato per 30-35 minuti, poi messo sulla piastra, crema di patate, zucca ghiacciata, quindi questa qui è stata ghiacciata solo adesso al frigorifero perché deve dare praticamente uno shock tra il caldo e il freddo con la crema di patate e prezzemolo, poi alla fine solo un goccio d'olio e basta così. Allora partiamo con la preparazione del polpo, come dicevo prima, anzi facciamo questa qui e magari non mi serve proprio, eccoci qua, padellina con un filo d'olio. Crema di patate, il polpo passiamo sulla piastra, ovviamente questo come dicevo prima l'ho tenuto 30-35 minuti in cottura, l'ha fatto bollire altrimenti quando lo passi in piastra naturalmente poi risulta duro, per questo motivo facciamo questo doppio passaggio. Ecco.
Da questo lavoro mi aspetto quello che ho avuto già da 30 anni in realtà, perché anche se sembriamo abbastanza giovani, sono già 30 anni che facciamo questo tipo di lavoro e mi ha sempre dato soddisfazione, ma veramente me ne ha date tante. Io ho iniziato che avevo 14-15 anni, adesso ne ho 45, quindi ci sta veramente il mondo in mezzo. E quindi mi aspetto di avere altre soddisfazioni, tipo quello che ho già avuto fino ad ora.